Buonasera. Scheda di hotel. Messaggio promozionale. Hotel è una possibilità ricettiva che offre alloggi ed entità soffocate da un sistema contemporaneo esterno che non lascia fiato. Utilizzato per soggiorni e letture di breve durata, hotel garantisce più classici servizi di ricercati significati ristrutturali. Reception. Zona di accoglienza e di registrazione clienti. Prima dell'ingresso in camera si prega di lasciare la carta d'identità e uscire con la propria identità ricercata. Hall. Consente ai lettori di accedere a tutte le aree, in uno spazio comune che contiene motivazioni potenzialmente condivise, che giustificano il bisogno di sostare nella nostra struttura prima di ripartire. Sala TV Internet Point. A completa disposizione degli ospiti. Tuttavia la direzione spera di abolire questa zona a breve. Le motivazioni all'interno. Primo piano. Massimo comfort, ampio parcheggio e numerose zone da aprire. Zona letto su cui sognare e sperare a tempo indeterminato. Secondo piano, in perfetto stile giapponese, alloggi in capsule provviste di un solo letto. Si consiglia questa zona ai momenti ricorsivi e negativi, dare il giusto peso alle cose. Uscita di sicurezza. Regolarmente, secondo rigide norme europee, le uscite sono poste in ogni zona della struttura narrativa, dai piani al parcheggio. Sala bar. Distribuzione gratuita di sfoghi e bevande a disposizione dei clienti nelle ore notturne. Entriamo nella reception. Si consiglia durante la lettura di ascoltare Untold No per Jack. Il mio avvocato è morto d'overdose. Il pianetologo di un parto. I professori fumano in bagno. In ufficio non ci sono penne. Il frigo è pieno di pubblicità e l'auto cammina con i miei soldi. Ci sono cinquantenni sudati e disperati nel parco giochi e i bambini in banca investiranno un tempo che non avranno mai la capacità di leggere. Il silenzio nelle piazze e il caos sulle strade. Ci si annoia nel parco divertimenti. I verità sono piatti, i teatri inespressivi, i libri monotoni, la musica è permalosa e questi cinema identici sono privi di personalità. Farò caos un giorno o l'altro, fra un pasto e l'altro, appena ricordo l'indirizzo della mia destinazione. Grazie Daniela, buonasera a tutti, io sono Mino, accanto a me c'è Carmelo Marasciuro, lei era Daniela Enrico. Sono. Sono davvero contento ovviamente di stare qui, questa è la mia prima a Brindisi ed è anche la prima a Feltrinelli, sicuramente insomma lo ricorderò per un po', è la prima presentazione di questo nuovo posto che ha scelto il liceo Francesco e da buon brindisino il tuo nostro benvenuto Francesco Carlucci per aver scelto Brindisi per aprire appunto questa Feltrinelli Point. Francesco è uno dei passeggeri che ho conosciuto nell'ultimo viaggio, quello che era in cucina interiore, l'ho conosciuto per la Fallix Fatta durante una delle presentazioni, sono felice appunto di ritrovarlo in quest'altro viaggio che ho cominciato il 24 maggio appunto con l'uscita di Hotel, di questo nuovo libro, sempre pubblicato con Lupo Editore. Come diceva l'idea insomma che fosse Hotel a presentarsi immediatamente con questa scheda. E sicuramente chi mi conosce, chi ha letto anche Cucina Interiore, può immaginare che la struttura narrativa di questo libro sia un po' particolare. Ogni capitolo in realtà appunto è una zona di questo hotel che in realtà in pochissime parole vuole essere in realtà una sorta di rifugio, una sorta di sosta nel flusso quotidiano di una nostra vita che in realtà è una vita un po' sicuramente problematica perché sotto tanti punti di vista, dal punto di vista sociale, economico, anche politico, anche se in realtà politico fa un po' diventato più comico che politico, non so, anche lavorativo, crea sempre delle perplessità, soprattutto tanti malumori, sia nella vita diciamo, quotidiana, sia lavorativa, ma anche quello diciamo, sociale. Basta approfondire la conversazione con qualche amico, con qualche conoscente e subito
diciamo dopo una decina di minuti, 15 minuti, esce sempre un discorso con un ma all'inizio di questo discorso. E sono dei ma che in realtà vanno a sottolineare questo malessere di cui prima vi accennavo. Odenne nasce proprio per come quasi una sorta di risposta, o un'altra successiva domanda, una sorta di risposta a questo ma. Cercando di risolvere tutte queste perplessità, evidentemente non potremo mai farlo se rimaniamo sempre in questa onda continua, in questo flusso quotidiano di una vita lavorativa che evidentemente non ci soddisfa, di una vita sociale che evidentemente non ci soddisfa, di una vita che in realtà mette molti freni a diversi aspetti e che molto probabilmente tante volte nasconde anche quelle che sono le attitudini di ognuno di noi. A me piace scrivere e sicuramente questo hotel è un hotel nell'hotel, perché riesco con la scrittura un po' a evolvere e a cercare di trovare dei punti fermi, di trovare delle risposte. E sono convinto che ognuno di noi, nella nostra unicità, abbia delle attitudini che certe volte non coltiva, anzi le calpesta, le dimentica. E in questo senso ci sono diversi passi, diverse stanze in cui diciamo, ci sono questi tipi di spunti. Ovviamente per me sono stati un modo di emergenza di arredare queste stanze ipotetiche, tra l'altro ogni stanza arredata dalla musica, come prima sentivate in sottofondo, e di uscire da quella stanza nel momento in cui si sono fatti bene i conti e magari con una maggiore consapevolezza. Come diceva prima Daniele nella scheda, chiaramente prima di entrare in un hotel, come un hotel che si rispetti, bisogna lasciare la propria carta d'identità e magari uscire una volta anche con una carta d'identità nuova, con un'impronta. E basta vedere anche la copertina, ne parlavo qualche giorno fa, così sembra un quanto serve, però durante un'intervista in cui mi si chiedeva appunto il significato della copertina. Chiaramente ho detto che questa domanda poi bisognava rivolgerla a Carmelo, l'autore appunto della copertina, Carmelo Marasciulo, e fra la mia interpretazione appunto notavo che nelle finestre ci sono queste impronte, che in realtà sono diciamo delle tende sicuramente di impatto, però in realtà sono delle impronte che testimoniano la voglia appunto di rifugiarsi in queste stanze e trovare appunto un'impronta nuova, uscire nel momento in cui c'è questa impronta. E questo diciamo è uno degli aspetti della copertina di Melo che si è subito apprezzato, visto che abbiamo l'occasione di avere l'onore di avere Carmelo qui. Volevo anzitutto chiedervi di anche raccontare come nasce te, la copertina, questo viaggio che in realtà per noi praticamente c'è anche Vittoriana Natale, che a voi potrebbe piacere anche sentire, che è iniziato un po' di mesi fa, credo a settembre-ottobre, la costruzione, quindi l'approvazione del progetto. Buonasera a tutti. Io sono qui in una doppia veste, quella del grafico, tra virgolette, che ha fatto la copertina. Quando Mino mi ha parlato di hotel per la prima volta, non me l'ha chiesto, però mi ha fatto capire che dovevo essere io a dare viso a questo libro. E io dissi, vabbè, ci penso. In realtà non ci ho pensato, ma la copertina l'ho sognata durante una notte, un intervallo del pianto di mia figlia. E ho sognato appunto questo palazzo, che è il palazzo dell'Eur di Roma, che esce, si vede nella cella di Fellini, ed era proprio quasi un'intenzione, non più, cioè andai a letto con l'intenzione di sognare qualcosa. E ho pensato a Fellini perché in pratica con Odeo penso che Mino ci stia dando la possibilità di ampliare un discorso che è la vita quotidiana di tutti, fornendoci uno spazio fatto di stanze, di finestre, che possiamo portare in giro ovviamente, e può allargare gli orizzonti che abbiamo, comunque le riflessioni che dobbiamo fare. La quarta di copertina è un'altra omaggio che ho segnato la stessa notte, ed è a tempo moderno, di un collegamento a quello che è il libro, un collegamento con tutti i good crisi nei confronti di Gianni Cecco, che ci ha insegnato quello che ancora oggi non capisco.
quindi questa era la storia della copertina di Dio. Poi sono venuti a casa, ovviamente, dopo lo spaghetto abbiamo disegnato, prima con la fame non facciamo, penso di sì. È nata la copertina di Dio. La copertina di Dio l'ho sognata anche quando l'avevo realizzata, ecco, le impronte di cui parlava Nina. Non volevo fosse qualcosa di digitale. Questa copertina è realizzata con una mano, appunto, con B23 ink, cioè l'inchiostro. Doveva essere una cosa reale, non doveva essere una cosa realizzata sì dall'uomo, ma con ovviamente una tecnologia che si è sognata. No, è un sogno del mio, secondo me. Carmelo. Carmelo è stato conosciuto con la musica, prima ha accennato il quattro, insomma, l'importanza della musica che creda ogni stanza di questo libro. Come per cucina interiore, anche con questo libro, diciamo, la musica è stata assolutamente ispiratrice. Quindi in sottofondo sentiamo alcuni brani, ci sono diversi brani che mi piace ricordare, soprattutto Giovanni Lino Ferretti, ma anche tanti gruppi musicali pugliesi come Les Motiv, come Enrico Ragazzi, come tanti altri, davvero tante, per ogni stanza di questo libro, per ogni stanza c'è appunto una canzone. Così come per la musica, la musica sicuramente l'ho voluta inserire, perché la musica è sicuramente uno strumento che aiuta tanto, personalmente, ma credo un po' a tutti, aiuta tanto a viaggiare o comunque a trovare una dimensione che si vada poi a sfociare con alcuni significati o con ricerche interiori che ognuno di noi evidentemente fa. E va a sottolineare anche soprattutto anche i ricordi. Mi piace proprio il fatto che non bisogna acquistare mai i ricordi, e prima ci tenevo, insomma, per la parola a Carmelo per raccontare come nasce la copertina. Adesso lo volevo anche spostare su quest'asca che poi dà il titolo, diciamo, da in là a quello che è stato poi, diciamo, il concetto base del libro. L'asca in realtà nasce proprio da un ricordo, chiaramente spiegato nella prefazione, e questa è l'asca, la famosa asca, la mutina, che è un po' di tutti, io completamente dimenticata. Diciamo quella costruzione un po' particolare, che è veramente differente da tante altre lettere che alla scuola elementare abbiamo imparato. Quest'arca un po' particolare, che a cui abbiamo dedicato tanto, tantissimo tempo, in cui ci veniva chiesta attenzione, pazienza, ci veniva anche rimproverati, e perdevamo tanto tanto tempo a costruirla. Quest'arca l'abbiamo completamente dimenticata, e pensare che sono passati pochi anni da quando in realtà abbiamo dimenticato l'istruzione, insomma, della nostra educazione nel comunicare. E questo mi ha fatto un po' riflettere e pensare al fatto che questo tempo calpestato, che io parlo di tempo calpestato perché questa completa dimenticanza di una fase della nostra vita così anche lunga, magari abbiamo passato anche dei mesi a esercitarci, eccetera. E mi ha fatto pensare al fatto che anche adesso, in questo momento, sto parlando, e magari con la stessa superficialità per qualche anno dimenticherò di questa serata. E quindi, così come abbiamo invece dimenticato l'educazione, il nostro modo di comunicare, dovremmo in realtà cercare appunto di essere un po' più coscienti, di essere molto più premurosi nei confronti del nostro tempo e di tutto ciò che siamo dentro e soprattutto fuori. Bisogna avere molta attenzione e cura di noi stessi e soprattutto non dimenticare mai il punto di partenza, altrimenti poi il punto di arrivo diventa qualcosa di effimero, di insignificante. Il percorso bisogna tenerlo sempre bene in mente, bisogna darsi per forza di cose delle direzioni ben precise, ben delineate, ben definite prima, ma sicuramente non bisogna mai dimenticare di quello che siamo, quello che stiamo diventando, quello che stiamo facendo, perché sicuramente il tempo non va calpestato poco ed è sicuramente prezioso.